Allora, buonasera amici di Sim Drivers, già qua ci sono anche dei nuovi follow che ci stanno seguendo e questo ci fa veramente piacere. Allora, grande novità per questo 2022, iniziamo a fare le live su Twitch come avete potuto capire da tutte le pubblicità che abbiamo fatto. Allora, prima di iniziare vorrei fare un saluto assolutamente al mio staff e ringraziarlo per tutto quello che è stato fatto fino adesso e quello che stiamo proponendo quest'anno 2022. E questa sera con me Tommaso, ciao Tommy. Buonasera. E ovviamente Fabio che si è mutato, non so se potrà risponderci, però ci raggiungerà Ma vi sicuramente dopo. saluto, certo che vi saluto. Ah, Buonasera. grande, grande Buonasera. Fabio. E ovviamente ci metto la faccia, ragazzi, qua su Twitch ho messo la webcam proprio per cercare di interagire il più possibile. Ma andiamo subito a far vedere un po' di cose di questo campionato, Battle for the Crown, che stasera vi presentiamo con Brand Dutch, con ovviamente oltre 22, 23, 24 iscritti questa sera e siamo già su Marco, su Giancarlo De Caro di Sim Enjoy con la sua Bentley se non sbaglio, che anzi con la sua McLaren, scusate, che cerca subito di attaccare, aggredire per cercare di ovviamente fare i migliori tempi. Allora, 5 tappe ragazzi, molto semplice, 15 minuti di pratiche 20, e 15 di qualifiche se non sbaglio, correggimi Tommy, e poi un'ora di gara per queste 5 tappe che ci vedranno in Inghilterra, quindi abbiamo questa sera quindi Brandach, poi ci sarà Silverstone, Outland Park, Donington e l'altra è Snetterton, ovviamente ogni 15 giorni sempre alle 21:30 e cercheremo di continuare su Twitch. Andiamo a vedere subito i primi tempi che sono stati fatti, ragazzi. Abbiamo un Gianluigi Cortese con 1:25:327 contro un Marco Podda che insegue a 220 millesimi. Si danno battaglia, ragazzi. Si sono visti dei tempi stratosferici. Fabio e Tommy hanno girato veramente per 2-3 settimane sul server e i ragazzi si danno veramente battaglia. E sui team che sono stati formati questa sera abbiamo Salvatore Pastore con Gianluigi Cortese, Andrea Balocchi con Ramon Citi, Salvatore Rodanò con Michele De Simone, poi abbiamo Riccardo Bulfoni con Ricky Urges, poi Massimo Perillo con Emanuele Tarzi, Daniele Fraioli con Gabriele Romano, Maurizio Rosini con Marco Podda e Ignazio Culmone con Andrea Di Stasi, Carmelo Silvaggio con Aulo Cacciatore. Abbiamo visto la fantastica presentazione che è stata fatta proprio del team ACS Racing, poi abbiamo Vincenzo che con Dario Todisco Daniele Gattuso con Mattia Legrottaglie, Pino Sciotti e Giancarlo De Caro. Però Vincenzo Lonano è stato sostituito perché non poteva da Valerio Farese, perché non poteva partecipare. Quindi ragazzi, tutto pronto qui al Brandach, subito con le prove libere che sono scadute in questo momento con un Gianluigi Cortese con 1:25:327 scatenatissimo. Andiamo a vedere anche magari con il pit wall, qui facciamo cambi di visuali per cercare di dare il massimo delle informazioni possibili se ci riusciamo. Eccolo qua Intanto ci sono gli iscritti, ragazzi, che arrivano dappertutto, sono veramente contentissimo perché per noi Twitch è un po' un mondo nuovo, quindi cercheremo di adattarci e proporre novità. Quindi, prove libere determinate, adesso si parte con le qualifiche. Tommy, correggimi, sono 15 o 20 minuti, non mi ricordo. 15 di pratiche, 20 di qualifiche e 60 di gara. E 60 di gara, ovviamente 60 di gara con un pit obbligatorio dove la strategia della benzina è libera. Ovviamente ci sarà una finestra dove i ragazzi dovranno per forza cambiare, obbligatorio, con il cambio gomme, ovviamente. Ci sono delle livree che sono veramente bellissime. Non ho preso in mano la regia perché le sto lasciando fare in automatico perché c'è questa possibilità con appunto tutti i software che gestiscono, diciamo, la regia. E vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Intanto torniamo ai pit per andare poi in guida quando il sistema è ripartito. Allora, Tommy, hai potuto un po' vedere. Secondo te ci sono già dei favoriti? È difficile parlare adesso, però insomma, dei nomi che conosciamo, che insomma, che hanno già corso con di noi. Ma tu, fatto un'idea, te la sei fatta?
Allora, non li ho visti tutti, però sicuramente di Stasi e Podda al momento mi sono sembrati i più veloci. Di Stasi il più veloce in assoluto, almeno da quello che ho visto io personalmente. D'accordo, Poi da d'accordo. uno scherzo, e non intendo come tempo assoluto, intendo come passo gara. Quindi passo gara già hai delle informazioni su Di Stasi, Podda, quindi conseguenza. Ma allora, e i vecchi di Sim Drivers, parliamo di Gianluigi Cortez ad esempio, non lo vedi anche uno dei favoriti? Mattia Legrottaglie, che va forte su Assetto Corsa Competizione. Mi viene un altro nome, Giancarlo De Guarda, Caro. onestamente, almeno in questo circuito, vedo discretamente anche Aulo. Allora, non dobbiamo dimenticare, perché c'è la chat, ragazzi, io El Romanista, Aulo come Nannerini, quando dice Aulo calciatore è il favorito per uscire dal primo giro. Certamente. Già la prima gufata è arrivata, grandissimo El Romanista. Un saluto a Candy Pod e vorrei fare un saluto particolare alla mamma di Mattia Legrottaglie che ci segue sempre, anche se ho messo l'appunto a Google Home di ricordarmelo, però voglio fargli un saluto perché non commenta mai ma segue le gare di suo figlio Mattia, quindi un abbraccio alla signora Legrottaglie da parte di tutta la comunità di Sim Drivers ovviamente. Allora, vorrei anche dire che mi unisco a El Romanista perché voglio fare un augurio particolare a Carmelo Silvaggio che sicuramente vincerà la gara questa sera, cioè questa è la gufata ragazzi alle 21:38 che gli avevo promesso. Carmelo vincerai sicuramente la gara a Brendacce, grandissimo. Allora, all'insegna del buon umore ovviamente ragazzi, questo campionato Battle for the Crown, secondo me dobbiamo aspettare ovviamente la prima curva ragazzi, a Tommy Fabio perché è vero che Brendacce è abbastanza, diciamo, leggera, diciamo, la prima curva, però insomma sono 22 GT3 in pista. Insomma, vediamo quello che succede. Comunque, ci aspettiamo una bella gara, come al solito di consueto riescono a offrirci questi ragazzi. Intanto c'è GP Bufalo che dice: Dai, Auro, facci sognare! Grandissimo! Quindi, fantastico, mi piace l'ambiente. Allora, mancano poco meno di 17 minuti. Abbiamo ancora nessun, diciamo, tempo che uscite, ragazzi. Cercano di ovviamente di scaldare le gomme. Perché qui bisogna ricordare, magari qua Fabio e Tommy potete aiutarmi ancora di più rispetto a quelle che sono le mie conoscenze. Qui è fondamentale la temperatura delle gomme, giusto? Temperatura delle gomme, un setup che ovviamente si adatti a quello che è la configurazione di questo circuito che ha delle particolarità interessanti, cioè c'è una parte guidata, una parte molto veloce, proprio stiamo seguendo in questo momento De Simone che è nella parte proprio in cui si va più veloce. Tommy, qui setup, gomme, ci dici un attimino? Ci sarà da ridere perché in gara soffriranno sicuramente la temperatura. Ma già secondo me Quindi la stanno già soffrendo adesso, eh. Se dai un'occhiata, ci stanno in pista sì, 37 gradi e sono esatto. tanti, e già far segnare un 24,35 è un gran bel tempo, eh. La Sì. temperatura è alta A ed me è dura. preoccupa la gara. In gara sarà ancora peggio. Allora, ragazzi, scusate, io le cose tecniche ve le lascio a voi, però vorrei salutare Raffaele Evangelista che dice Dai, Podda! Quindi già il tifo, ragazzi. E poi, ragazzi, c'è l'amore della mia vita, Giulia. Ciao, Giulia! Che Oh, dice? Giulia! Sì, gli ho fatto l'account, ha detto papà, voglio venire a commentare. E quindi Gioia! Giulia fa parte è la mia prima tifosa, la mia prima sostenitrice. Quindi gli mando un bacio enorme a mia figlia Giulia. Allora, siamo su Dario Todisco con Pezzotto, come si chiama? In settima posizione, a 1 secondo e 15 da recuperare rispetto a un Marco Podda. Già, ragazzi, 1:24.507. Tempo veramente straordinario e molto interessante da seguire, ovviamente, con Andrea Di Stasi che segue a mezzo secondo, cacciatore.
Aulo 6 decimi, ha girato molto bene. Cortese 9 decimi da recuperare per lui. Attenzione, insomma, già dei tempi veramente molto 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 interessanti. E io vorrei farvi vedere una cosa, perché vediamo se riusciamo con lo speed trap a farvi vedere una parte, diciamo, del tracciato più la parte della leaderboard con il best 1.24.507 proprio di Marco Pod, lo vedete in alto a destra, di Stasi che segue 1.25.082 e poi Aulo Cacciato. Così seguite insieme a me quelle che sono le evoluzioni ovviamente dei tempi fino al 17-18 posto, perché poi bisogna lasciare il posto al tracciato, dove abbiamo messo anche lo speed trap che per far vedere proprio nella quinta curva dove i ragazzi vanno il più veloce. Infatti, se mi sposto, riusciamo a vedere quelli che sono diciamo le velocità massime raggiunte. Qui voi non lo vedete, però è Andrea Di Stasi con 2,40 nella quinta. Però rimaniamo sulla leaderboard, che è quella che è più interessante per tutti noi, proprio per seguire da vicino quella che è l'evoluzione dei tempi in pista con Marco Podda che lascia spazio. Vediamo Andrea Di Stasi che si rilancia con un bel gap da recuperare comunque. E Cacciatore, anche lui. E vediamo se riusciamo a seguire qualche pilota. Siamo su Michele De Simone in questo momento e che cerca. Grazie Rafale, che dice bella grafica, Sim Drivers in evoluzione. Cerchiamo di migliorare, però ovviamente questo l'ho fatta io. Poi ci sono persone dello staff che sono molto più dotate di me per quanto riguarda la gestione della grafica. Sono sicuro che riusciremo a dare ancora qualche cosa in più per quanto riguarda diciamo l'aspetto visivo. Vabbè, è un inizio, È un dai, stiamo inizio, dai iniziando, ragazzi, è un stiamo provando, inizio. stiamo Sì, testando, molto bello, quindi molto bello. Mi ci piace. sta. Comunque Twitch mi piace, molto interessante questa gestione della comunità, è molto molto interessante. Allora, siamo ancora su Marco Podda perché sempre con 24.507, ragazzi, sta facendo veramente la differenza, Allora, mezzo secondo. Dimmi Fabio, vai. sì, allora ti posso garantire che è un gran bel tempo, data la condizione del circuito che se vedi la dà su veloce. Veloce è una condizione, diciamo, di pista dove la pista comincia a gommarsi, ma non è in condizioni ottimali, ecco. Quindi la macchina tende a scivolare un po' di più, magari non hai la giusta presa. E come ti dicevo poc'anzi, per via delle temperature, saranno molto importanti le pressioni, la reazione dei freni, perché loro magari hanno provato durante la settimana, durante il periodo che il server è stato messo a disposizione, una condizione di temperatura dove magari ti proponeva un setup piuttosto che un altro, e qui qualcuno magari può in questo minuto avere un pelino di difficoltà, perché questa cosa ti cambia le carte in tavola, quindi dovrai ritoccare qualcosina un po' qui, un po' là, perché in questo gioco, ricordiamo, in questo simulatore, scusate, l'ho chiamato gioco, non voglio offendere nessuno. Questo simulatore è molto importante anche la reazione ai freni, dove se tu tieni una reazione anche più chiusa, Fabri, la caloria che rimane, diciamo il calore che rimane, va a scaldare di più la gomma, quindi influisce sulla pressione che tu hai regolato all'inizio. Quindi è sempre diciamo, un regolare di entrambi i valori e altre cose, ovviamente. Quello che ti posso dire è che per le condizioni che ci stanno adesso, diciamo che Podde e Di Stasi se le stanno dando, sì, stanno andando forte. Sì. E secondo me Di Stasi, che come giustamente prima sottolineava Tommaso, aveva un passo mostruoso, anche superiore a quello di Podda in alcuni tratti. Forse anche per via di queste piccole variazioni, diciamo, di temperature, ecco, sta soffrendo quel mezzo secondo. Sì, intanto scusami perché vorrei portare l'attenzione su Gianluigi Cortese che è a 3 decimi rispetto al suo miglior tempo e potrebbe andare ad insidiare la posizione di Cacciatore che anche lui in questo momento sta abbassando di un decimo la sua miglior performance. Mancano 10 minuti e 30 secondi in questo momento, ancora si sta giustamente gommando la pista e le temperature, come giustamente ci stava spiegando tecnicamente proprio quello che succede Fabio. E 3 decimi e 7 decimi per Michele De Simone, che potrebbe lui andare a prendersi almeno la settima posizione. Cacciatore, terza posizione per lui, migliora ancora mezzo secondo, un decimo, scusatemi, potrebbe anche andare ad insidiare la posizione di Andrea Di Stasi. Vabbè, ancora è lunga, ragazzi. Comunque ha perso qualcosa e invece è proprio Cortese
che va a prendersi la seconda posizione a 3 decimi da Marco Podda, ragazzi, seconda posizione per lui. Di Stasi deve reagire assolutamente se vuole recuperare la seconda posizione. Vediamo chi è che potrebbe ancora. Di Stasi è sotto di 2 decimi in questo momento il suo delta rispetto al suo best time, e qui potrebbe con quel 3 decimi andare a recuperare la seconda posizione su Gianluigi Cortese. Torniamo però su, devo togliere la, scusatemi ragazzi, che c'è il broadcasting che è automatico, lo stoppo perché altrimenti ogni volta mi toglie il bello della diretta, ragazzi. Allora, stavo dicendo, sì, siamo su Andrea Di Stasi che è sotto di 4 decimi in questo momento, anzi mezzo secondo in questo momento, potrebbe anche andare a prendersi la prima posizione su Marco Podda. Vediamo se continua così, gli manca una sola curva per Andrea Di Stasi. Ah, 2 decimi, ha perso 3 decimi nella penultima curva. Vediamo, riesce a chiudere bene in uscita, sta perdendo qualcosina, 2 decimi da recuperare però su Gianluigi Cortese per riprendersi la seconda posizione. 2 decimi, vediamo se gli basteranno, e no, non riesce. Andrea Di Stasi e chiude con un 24,8,75. Si va a mettere a 40 millesimi di secondo da Gianluigi Cortese, ragazzi. Comunque, bel esploit per cercare di ricucire il gap ed avvicinarsi a un Marco Podda che con il 24,507 la sta facendo da padrona. Vorrei ringraziare Carla, Chiara Wife. Dice Fabri: secondo me ti stai divertendo un mondo con questa grafica potente. Sì. Comunque, Fabri, Cortesi Di Stasi da 40, separati da 40 millesimi, Bellissimo, è bellissima questa cosa qua, ragazzi, è bellissima, veramente bellissima. Beh, diciamo che intanto ci sono 6 persone a meno di un secondo tra di loro. C'è un Giancarlo De Caro che secondo me deve... cacciatore. Cacciatore, cacciatore, seconda posizione, attenzione! 1,24,802, 295 millesimi di secondo da recuperare su Marco Podda di ritardo, bello l'esploit suo. Però attenzione perché c'è sia Di Stasi che Cortese che sono sotto il proprio tempo, soprattutto Gianluigi Cortese, quasi 3 decimi recuperati nella parte più, diciamo, guidata adesso che arriverà. Deve fare molta attenzione, c'è un po' di traffico lì davanti, ma lo seguiamo? Magari... Dall'interno proprio Gianluigi Cortese, eccolo qua, un po' largo qui forse. Vediamo, da passeggero. Molto bella, suggestiva qui l'inquadratura. Vediamo, adesso torniamo in TV, forse la 2, sull'Helicam. Eccolo qua, Gianluigi Cortese, 2 decimi e 6, 260 millesimi di vantaggio sul suo proprio delta. Vediamo se riesce a migliorare. Spero che il delta sia del suo best time, però non dell'ultimo giro. Noi Vediamo. abbiamo Cortese mondo recupera esplorato. 1,24,582. Mamma mia, ragazzi, 75 millesimi di secondo su Marco Podda e 53 millesimi di secondo di Andrea Di Stasi, cacciatore, 295 millesimi. Ma stiamo scherzando? 4 piloti a meno di 3 decimi. Incredibile, spettacolare quello che sta succedendo qui al Battle for the Crown. Prima gara sul Brendach, dove hanno consumato assolutamente l'asfalto i ragazzi per allenarsi. E si vede che Podda, Di Stasi, Cortese e cacciatore hanno veramente lavorato tantissimo per cercare di avere il giro netto. Mancano 6 minuti e mezzo in questo momento con le Grottaglie a 1 secondo e 133, inseguito da vicinissimo da Giancarlo De Caro, Ignazio Culmone in settima posizione, Emanuele Tarsi in ottava posizione, Gabriele Romano in nona posizione, Salvatore Rodenò, oh, finalmente nella top ten, lo rivediamo Salvatore, poi Dario Todisco, undicesima posizione, Carmelo Silvaggio, dodicesima posizione, interessante con Aulo Cacciatore che potrebbe fare la differenza per quanto riguarda la classifica da team. Poi abbiamo Michele De Simone, tredicesima, Ricky Urges. O Urgesse, che mi perdoni Ricky se pronuncio male, Riccardo Pulfoni, Pino Sciotti, sedicesima posizione, il nostro Pinuccio che è un po' in ritardo con la sua McLaren 720, e poi abbiamo Ramon in diciassettesima posizione. Poi Valerio Farese, diciottesima posizione, Maurizio Rosini in diciannovesima, Daniele Fraioli in ventesima e Perillo in ventunesima, Massimo un po' di difficoltà. E poi abbiamo Andrea Balocchi che secondo me non è riuscito a chiudere bene un giro perché 1,41 mi sembra un tempo eccezionalmente alto per il nostro Andrea Balocchi. Allora, torniamo lì davanti a vedere. Ma Marco Podda, ragazzi, ha migliorato ancora. 1,24,2,42. Si ferma in questo momento e va a ridare un decimino a Andrea Di Stasi in seconda posizione.
Torniamo al La schermo pista si pieno. va gommando, la pista si va gommando, adesso è Esatto, un tempo esatto. ottimale, i tempi pian piano abbasseranno, però posso dirti che comunque al momento, siccome già conosciamo più o meno i tempi di riferimento dei piloti, siamo ancora un po' altini, si fa per dire, perché già qui fare 1.24.2 Beh, posso 1.24. garantire che non è facilissimo. Dai, stanno facendo un bel girare, Sì, sì, sì. mancano 4 minuti. Il grip va migliorando, giustamente anche il traffico magari può un attimino disturbare. E comunque sono sorpreso da cacciatore, cioè mi aspettavo un cacciatore veloce. Ma È bello sì. vederlo. No, ma secondo me anche in gara bisogna vedere perché comunque Dimmi. discutendo con lui, sai, Fabio aveva trovato un setup comunque abbastanza stabile che gli dava un certo ritmo. Adesso bisogna vedere sui 60 minuti. Intanto rimango su Salvatore Roronao perché è a 3 decimi, quasi 4, con un delta positivo, potrebbe andare a prendere la posizione su addirittura Gabriele Romano e quindi rientrare nella top 10 se rimane con questo vantaggio. Due decimi è uscito un po' male nella penultima curva, vediamo se esce bene. Due decimi, tre decimi in questo momento. Forza Salvatore, vediamo se riesce a recuperare qualche posizione. A tagliare qui sul traguardo. Salvatore, oh, top 10 per lui. Salvatore Rodano riesce a recuperare e taglia il traguardo con un certo vantaggio. Vediamo se prende la scia lì della Bentley che gli sta lì davanti. E mi sa che ha alzato il piede, infatti. Attenzione, Emanuele Terzi, nona posizione anche per lui. Delta positivo. C'è anche Gabriele Romano con un bel 3 decimi di vantaggio, anche lui da seguire. Terzi, nella parte diciamo più guidata in questo momento, dove qui si rischia di sbagliare facilmente. Vediamo, ah, largo! Largo, Emanuele Terzi perde praticamente tutto il vantaggio che aveva accumulato. Mentre Cacciatore, ragazzi, attenzione, mezzo secondo da recuperare, qualche millesimo di vantaggio rispetto al delta precedente, quasi un decimo, con 1.24.692 rimane in quarta posizione, migliora un attimino il suo best, il nostro Auro Cacciatore che stiamo inquadrando in questo momento con questa bella livrea al quale abbiamo dedicato un trailer pazzesco, ragazzi, vi invito a guardarlo sul nostro canale YouTube. Soprattutto quando ciondola la testa, è Sì, molto sì. persuasivo. Intanto ti ho c'è. lasciato un messaggio, vedi, Otto Fabrizio? Pitch. Mi hai lasciato un messaggio? Sì, su Discord, guarda, leggilo. Allora, Comunque. aspetta. Aspetta che. Nel frattempo, Tommà, tu vuoi aggiungere la tua? Cioè, come lo vedi, Auletto, il nostro caro Auletto? Sì, ripeto, Aulo, Distasi e Podda, cioè ci ho corso contro almeno quelle garette che abbiamo fatto noi, e Ustico, cioè veramente un bel passo gara. Distasi è quello che sicuramente mi ha impressionato di più, No, qualcosina no, in più. sì, hai pienamente ragione. Un Poi attimo, vediamo io nel alla frattempo lunga. messaggio con Fabris perché cerco di Sì. dire una cosa, ma poi Fabrizio, te posso dire una cosa? L'errore è mio di quello che ti ho Perché scritto. ce l'avevi a Perché zero. sì, Infatti dicevo, ma no, Fabris, ma l'ho aumentato così si sente un po' l'audio no, comunque del motore, sì. ci sta alla grande, no? Sì, Ci sì, sì. mancherebbe. Però mi dicevo, ma come l'audio a zero? Possibile? Vabbè, comunque adesso si sente perfettamente l'audio, se non Ottimo, sbaglio. grande, strepitoso. Allora, c'è Ma anche GP. Rodano sesto, attenzione, Rodano Bello quinto, Rodano! veramente. Però aspetta che c'è GP Sorcio che saluto che dice, dai che mi sono giocato 5 euro su Aulo. Grandissimo il saluto. Allora, Fabrizio gli risponde, te li potevi tenere. sì. Grandissimi ragazzi, bravi, bravi che sosterrete comunque Aulo, che tanto perderà pure lui come Carmelo, lo sappiamo. Ma va bene lo stesso. Allora, molto interessante, mancano 35 secondi alla fine con un Marco Podda saldamente in testa con 110 millesimi di secondo di vantaggio con 1.24 e 2.42 su un certo Andrea Di Stasi che sta andando non sta recuperando in questo momento, anzi pochissimo, sta prendendo la scia davanti a una Aston che non gli lascia spazio con Cortese che segue a 340 millesimi di secondo, Auro Cacciatore 450 millesimi di secondo, Giancarlo De Caro, Salvatore Rodanò, bellissima sesta posizione per lui, Dario Todisco,
Mattia Legrottaglia, Gabriele Romano, Ignazio Culmone, Emanuele Tarsi, Michele De Simone, Caramelo Silvaggio, Ramon Citi, Ricky Urges, Piero Sciotti, Riccardo Bulfoni, Valerio Varese, poi abbiamo Massimo Perillo, Maurizio Rosini, Daniele Fraioli ed Andrea Balocchi, ragazzi, 22esima posizione. Ma che succede per Balocchi? Incredibile che non riesce a recuperare. Sta correndo col tiro, immagino. Infatti sta giocando Sì. Eurotrack. Balocchi, ma che fai? Comunque, grande, grande Marco Pod, ragazzi, che si sta portando a casa una prima pole position per lui con 1:24.242 con un Andrea Di Stasi che è stato bloccato nell'ultimo giro. Vediamo se cerca di recuperare a un secondo e tre di ritardo sul proprio Delta con Gianluigi Cortese anche, che ormai ha lasciato, cacciatore bandiera a scacchi Giancarlo De Caro e quindi Salvatore Rodano. Ragazzi, tutto pronto per la prima gara qui, un'ora di tempo adesso. Partirà per questa gara del Battle for the Crown, ragazzi. Volevo Insomma, sottolineare una cosa, certo, Fabrizio. vai, sottolinea. Cioè, il buon Silvaggio si è messo davanti a Citi, al buon Ramon, i tre amici, e Pino Sciotti. Pino Sciotti forse un po' più in difficoltà quest'oggi, però Silvaggio, scherzando scherzando, gliel'aveva promesso, si ritrova lì davanti. Quindi una lotta fra amici, momentaneamente vede Silvaggio in vantaggio Sì. su Ramon. E vediamo, Legrottino forse è un po' in difficoltà, Sì, beh, oddio, ottava ottava posizione. posizione. Attenzione, Legrottaglia Ok, però è un lo animale. taglia se vuole, lo No, Mattia è spara. un animale da gara, ragazzi. Attenzione, ci mancherebbe Mattia. Sappiamo che lui può fare la differenza, ovviamente. Adesso la gara, ragazzi, sarà interessante vedere quello che succede. Insomma, Sono sorpreso da Rodano, devo essere è onesto. Con romanista questa già. Il posizione, romanista dai. dice: ciao, già, già sente la pressione, sta andando per fughi. Sì. Ah, dice GPS, ma perché Romano, sono per no. cugino? Solo per quello. Sono Romano? parenti. Sono parenti, Gabriele grandissimi. Romano nella top 10. Sì, ma Gabriele, da quello che Va so, forte. aveva un passo migliore di questo. Comunque, io penso che se un po' tutta la situazione migliori, è cosa che non saprei valutare perché la pista è aumentata di un ulteriore grado. E siamo già a 38 gradi e se più la pista aumenta e più sono cavoli in un certo senso, soprattutto se non sei settato bene. E sarà curioso da vedere, però diciamo che i ragazzi, a molti di loro, alcuni di loro quantomeno sono abituati su ACC un pochettino a correre. Vedi Di Stasi già io lo conoscevo, che con la Bentley l'ho visto solo sempre correre con la Bentley e andava forte. Sarà curioso di vedere questa sfida un po' da Di Stasi, vedere lo stesso Gigi, come prende l'approccio con ACC, visto che lui diciamo è un veterano di Air Factor 2. È bello anche vedere un avvocacciatore in quarta posizione a sfidarsi con De Caro, che De Caro comunque ci ha fatto vedere di essere capace di fare belle cose Sì, in gara. Insomma, tutto diciamo pronto, che qua abbiamo una ragazzi. bella miscelanea. No, onestamente qua sì, bella, bella lotta. Vediamo, tutto sta anche nella partenza, ragazzi. Attenzione, perché qui bisogna fare attenzione. Allora vorrei vedere se il pit lap, se mi dà il mouse, live pit lap, eccolo qua. Se riusciamo a vedere. Ma secondo te Fraioli e Romano stanno parlando? Non lo so. Ma giusto uno scambio di idee, Ma uno immagino. scambio di idee, penso. Sì. Ma perché? Perché? Me lo immagino con la cannuccia nel cervello, però per me quello che mi preoccupa è Balocchi, però, cavolo, ragazzi. Sì, Balocchi non va Se l'è fatte bene. dare da Fraioli, se l'è fatte dare da Silvaggio. Allora, dall'Helicam, ragazzi, mancano 15 secondi in questo momento all'inizio della sessione per una partenza corta lanciata. Ovviamente qui al Brand Dutch, un'ora di tempo per portarsi a casa la gara con un Marco Podda saldamente in prima posizione con Di Stasi che segue, poi Cortese, Cacciatore, De Caro, Rodano, Todisco, Legrottaglie, Romano, Culmone, Tarsi, De Simone, Silvaggio, Citi, Urges, Sciotti, Bulfoni, Farese, Perillo, Rosini, Fraioli, Balocchi. Attenzione, partiti subito Di Stasi
Attenzione, bisogna rimanere qua, lì davanti, rivettati a vedere questa partenza proprio dall'alto. Dietro si fanno avanti le 720, la Bentley di Podda, seguita da quella di Stasi, Cortese, cacciatore, subito prontissimi, attaccatissimi. Attenzione, bandiera verde quando si passerà la linea del traguardo. Manca veramente pochissimo. Vediamo se Marco Podda riuscirà dall'interno a proteggere la prima posizione con Cortese, cacciatore, di Stasi lì che sono già con un pelino in avanti. Green, bandiera verde. Mamma mia, che partenza di Podda, subito di Stasi, Cortese. Vediamo dietro che cosa succede. Andiamo su Rodano. Ah, oh, si gira una macchina. Mi pare che sia proprio Mattia Negrottaglie, che peccato. Fabri, E sì, Drive Trooper Podda. esatto. Drive Trooper Podda. Mamma mia, ragazzi, Drive Trooper Podda, colpo di scena per una partenza sicuramente anticipata. O non ha mantenuto qualcosa, non lo La so. velocità, sì, sicuramente La era partito con la velocità. velocità superiore ai 70, sì. Quindi, ragazzi, gara già compromessa per Podda in salita. E quindi Di Stasi deve solo aspettare che il drive-thru sia eseguito e guadagnare un massimo di vantaggio su un Gianluigi Cortese che già vediamo un pelino in difficoltà con un Aulo Cacciatore che cerca di recuperare subito con la sua 720 su questa Aston Martin. Vediamo proprio dal bonnet qui davanti di Aulo Cacciatore. Sentite che motore di questa GT3. Qui aggressivo Aulo Cacciatore nei primi giri con le gomme fredde, ricordiamoci. Allora, Bisogna fare essendo in attenzione. fase di partenza, deve essere importante riscaldare i freni per affrontare bene la prima staccata, o quantomeno affrontare discretamente almeno il primo giro. Il primo giro sarà di grande importanza. Comunque Cortese è già terzo, Aulo è riuscito a mantenere la posizione, in quarta, Rodano sesto. Diciamo che quello che ne ha pagato le spese è stato le grottaglie, eh? E Sì, Chiti. sì. Nel frattempo due posizioni guadagnate per Silvaggio in undicesima, quindi Silvaggio Decima per Silvaggio, eh. Intanto ma sì, cacciato, perché cacciatore fa passato il col giro, piede. fa il giro veloce, cacciatore intanto, eh. Vediamo che non è male. Marco Podda, attenzione, incidente! Incidente! Mamma mia, possiamo rivedere l'instant replay, ragazzi, eccolo qua, lì davanti, mi pare che sia Todisco. No, Romano e Culmone, Dietro parte. Culmone e Romano. Rivediamo. È Possiamo stata rivedere. Bentley che ha dato una prima spallata, Sì, la rivediamo. Ecco, effettivamente. Culmone. Vabbè, no, niente. Sì, siamo persi perché ovviamente puoi rivedere una volta e poi il sistema ti gestisce il replay, sì, ovviamente. Quindi siamo su Culmone in questo momento e Todisco prende la posizione su Salvatore Rodanò. Vediamo in questo momento Salvatore Rodanò che è in sesta posizione. Quinta. Quinta, scusatemi ragazzi, Quinta. quinta posizione. Sta andando bene Salvatore, ha fatto una bella qualifica. Dietro subito Dario Todisco cerca di recuperare la posizione che ha ceduto. Stiamo parlando di Salvatore Rodano con l'Aston all'interno. Si fa vedere Todisco, ma chiude bene Rodano. Ragazzi, Silvaggio in rimonta, è già Mamma ottavo, mia, tredicesimo. eccolo qua. Cosa fa Silvaggio? Lo vediamo Silvaggio, vediamo, prima curva. Un po' lontano da Romano, ottava posizione per lui. Vediamo, prova forse l'attacco qui. Ah, vediamo dall'Helicam. Chiude bene Romano però. Silvaggio lotta per la settima posizione. Mentre Di Stasi, un secondo e quattro di vantaggio su Cortese. Con il best time 1:24:09:92 in gara. Mentre attenzione, perché Silvaggio sempre più vicino su Romano. Vediamo con calma, non c'è posto. Chiude bene Romano. Mamma mia, qua dal cofano, in uscita, è uscito benissimo Gabriele. Un po' di ritardo per Silvaggio, mentre Romano, a sua volta, su Salvatore Rodanò. Bella l'immagine qui dei tre, dall'alto, Gabriele Romano, Kipax Racing by Sirio Esports, di questa Bentley, ragazzi. Mamma mia, che lotta per la sesta posizione con un Salvatore Rodanò finalmente rinvigorito dall'ultimo campionato Formula 1 1991 che non riusciva ad ingarellare quello che erano insomma le sue capacità di essere lì davanti. Questa volta nella top 10 finalmente Salvatore Rodanò su assetto corsa competizione, mentre Gabriele Romano settima posizione per lui cerca di recuperare su un Salvatore agguerritissimo con dietro un sempre più convincente Carmelo Silvaggio che per
in termini di punteggio di squadra con un Aulo Cacciatore in terza posizione, comunque che paga 4 secondi, insomma, su Cortese non è male. Mentre c'è De Caro, De Caro, attenzione. De Caro dal bonnet, lo vediamo qua su Aulo Cacciatore. Bella, interessante la sfida tra i due, tre decimi pagati da De Caro su Aulo Cacciatore, che è uscito veramente a bomba, ragazzi. Attenzione qua a largo, vediamo. Molto bello, ma torniamo su Silvaggio e Romano, perché Romano Gabriele sta andando veramente forte rispetto a Salvatore Rodanò. Vediamo se riesce a guadagnare qualcosa. 1,26 e 9,37 per Salvatore nell'ultimo giro. 1,27 e 2,75, 3 decimi pagati. Però si sta avvicinando veramente in modo quasi opprimente nei confronti di Salvatore Rodanò. Ormai da due giri cerca di invitarsi al party anche il nostro Carmelo Silvaggio dietro, ottava posizione, ha guadagnato ben due o tre posizioni, due posizioni se non sbaglio, come diceva Fabio giustamente. Alla tredicesima, partita Tredicesimo. tredicesima. Attenzione, larghi tutti lì davanti, Todisco Rodanò, errore, ne approfitta Romano e Silvaggio. Romano con la Bentley, Silvaggio con la McLaren 720 dietro. E si compatte il gruppo dei quattro con Dario Todisco con quell'errore. E quindi Salvatore Rodanò non esita ad incollarsi dietro ad un Dario Todisco. Pezzotto. In difficoltà, la 720, la Aston Martin si fa vedere per Gabriele Romano. Mamma mia, l'attacco all'interno! Addirittura cerca due, ma perché? Perché Gabriele? Perché? Perché quell'azione lì? Accidenti, un incidente purtroppo. Carmelo, Mamma Carmelo, mia, per che peccato, favore. ragazzi! Non l'ha visto, è chiuso dentro. Insomma, rivediamo questi 30 secondi. Eccolo qua, Gabriele Romano. Da questa inquadratura, magari dall'Helicam. Gabriele prova l'attacco su l'Aston di Salvatore Rodanò all'interno, bello largo, era affiancato, chiude Todisco, si toccano, disastro, addirittura, eccolo qua, Rodanò va a toccare in modo fortuito anche Carmelo Silvaggio, che era peggio, e quindi Gabriele Romano se ne esce con una sesta posizione, insomma, dopo un incidente. Io gli darei un drive-thru Che Lorenzo peccato, Soler, che peccato, comandi, che sì, peccato, che comandi. peccato, che peccato, ragazzi. Veramente. Intanto Farese Todisco a questo punto lotta per la settima posizione. Era bello perché, insomma, il quartetto si stava comportando bene, avevano le stesse, diciamo, performance, e quindi sarebbe uscita sicuramente una bella lotta per questa sesta posizione. Non si è Intanto. voluto accontentare Romano, ha allungato ancora di più la staccata. Doveva alzare forse lì un po' il piede, avere un po' più d'occhio. Sono d'accordo. Signori, io vedo anche De Caro su cacciatore, se la Allora, stanno dando andiamo. di santa ragione. Allora, De Caro su cacciatore, 4 decimi, eccolo qua. Vediamo la sfida per la terza posizione. Gradino più basso del podio qui al Brandaccio, ragazzi. Prima gara con De Caro che si sta cercando di avvicinarsi a 3 decimi su un Aulo Cacciatore che si difende molto bene. Paga comunque 6 secondi, ricordiamo, su un certo Cortese che ne paga a sua volta 2,8 sul primo in assoluto Andrea Di Stasi, che comunque lui ha approfittato della situazione rispetto al drive-thru di Marco Podda, che sta risalendo un'altra posizione in quinta, in quindicesimo in questo momento. Era, mi pare, diciottesimo. E Marco, comunque, gara in salita per lui. Mancano 51 minuti. Ci sono comunque le strategie dei box, eccetera. Però, insomma, Marco ha del lavoro da fare per recuperare. Intanto, 4 decimi ancora De Caro su cacciatore. Vediamo. 1,26,332 per Giancarlo. 1,26,385. Ragazzi, stanno girando con tempi identici per Aulo Cacciatore. Bella la lotta qui dei due, molto molto interessante. Mentre GP Bufalo dice sciabolata morbida. Sciabolata morbida non va. Sì. Sì, beh, grandissimo, sei un mito, guarda. Era tutto Mamma da. mia, mai più odio con Cacciatore sul podio. Ma la cosa tragica, sai cos'è? Che Va a morire il commento di Piccinini, grandissimo. sì, è vero. Grande, Giancarlo De Caro, sciabolata morbida, non va, perde l'attimo. Abbiamo il corsetto degli amici, Citi, Sciotti, Silvaggio. Adesso Silvaggio si ritrova a inseguire i due amichetti, Citi e Pinuccio. Eh sì, Si adesso. ritrova in tredicesimo, Eccolo qua, purtroppo, attenzione, Silvaggio su purtroppo. Sciotti, l'attacco all'interno, vediamo, Pino non l'ha visto, ma non lo chiude bene perché non l'aveva affiancato e quindi Carmelo deve rinunciare all'attacco all'interno con Ramon Citi lì davanti, se non sbaglio c'è anche se non, Balocchi che dovrebbe avere un giro di ritardo, non lo so se mi sbaglio,
Balocchi. No, Balocchi no, è Già, indietro. Rodano. così. No. Eccolo qua, Silvaggio ancora su Sciotti. Ah no, è Ramon, scusatemi, è la stessa macchina, il compagno di Sono squadra. tutti e tre, tutti gli amici, Sì. vedi, Ramon, Pino Vediamo qui. e Inseguiamoli perché sennò mi rimproverano se non seguo la lotta. Quindi rimaniamo comunque connessi. C'è anche Farese su Culmone, le grottaglie, decima posizione. Che è successo? Le si è grottaglie. girata all'inizio, anzi Sì. era quindicesimo, sta risalendo Intanto piano piano. vediamo Ignazio Culmone in lotta per l'ottava posizione con Farese. Largo Farese, vediamo se Culmone ne approfitta all'interno con la Bentley. Anzi, era all'esterno, gli concede poco e quindi di conseguenza Farese può mantenere l'ottava posizione con un Culmone che cerca di avvicinarsi contro disco. Un po' in difficoltà forse dopo l'incidente, se non ha perso un po' di grip delle sue gomme. Intanto vediamo Ignazio che cerca di recuperare. Ancora Todisco qui, bello largo, stringe bene e anche Farese in difesa. Intanto Podda, contatto con Offside. Silvaggio. Ah, dobbiamo rivederla, vediamo che è successo. Podda all'esterno, vediamo, prova l'attacco. Questo è il replay, ragazzi. Si va a vedere all'interno, affiancato, ed è lui che va a toccare Carmelo. E quindi si ripresenta lì davanti, poi in contatto, insomma, sembra un contatto di gara così a caldo. Quindi Marco Podda era subito a ridosso di Silvaggio. Intanto c'è Emanuele Tarsi anche in 14ª posizione. E Sciotti che supera allegramente Ramoncini, che secondo me ha fatto un errore. Andiamo a vedere proprio Ramon con... Ah È là però sì, Ramon, è sì. larghissimo, larghissimo proprio. Quindi Sciotti va tranquillamente e anche Carmelo Silvaggio. Torniamo proprio in diretta tra poco. Eccolo qua, abbiamo visto i due replay. Che bello avere i replay, ragazzi. Ti perdi un'azione, puoi andare a riguardarla. Figata. Fantastico. Carmelo Silvaggio, 12ª posizione su Pino Sciotti. E dietro Ramoncini che cerca di recuperare. All'interno Rabon. Con dietro subito Emanuele Tarsi e Marco Podda. Attenzione, qui si fa interessante il quartetto. Qui dall'Helicam, vediamo. Poi TV1 qui. Carmelo Silvaggio con questi rombi fantastici del GT3, molto bello. Andiamo a vedere, possiamo Ah, cambiare. cacciatore De Caro, forse sono un decimo, sono vicinissimi perché vedevo i distacchi ed erano proprio attaccati. Vediamo comunque un po' di tempi per chi ci segue. Interessante. Intanto c'è William Vero che dice Forza Aulo! Mamma mia, ragazzi. Penso sia piena lotta tra Aulo e De Caro, quindi Sì. riusciamo No, sono 8 decimi adesso, a inquadrarli? 8 8 secondi. decimi. De Caro ha fatto un errore, No. 8 probabilmente non l'abbiamo seguito molto. secondi da cacciatore. Sì. Allora ho fatto un errore perché poco fa gli dava poco più di 2-3 decimi, Sì. proprio. Potremmo fare 30 secondi per vedere. De Caro, se ha fatto un errore. Stiamo guardando il replay per vedere. Ma era già Io lontano da. Era già ho una lontano da curiosità, Aulo, devo andare dal team di Gabriele e Fraioli, voglio vedere se stanno parlando questi eh. qua. Va Mi informo bene. subito, ci sono curioso Vai, vai. questa cosa. Quindi vediamo tra poco, torniamo in live diretta qui con un certo Di Stasi in prima posizione a 3 secondi e 4 da un certo Gianluigi Cortese che cerca di recuperare. Cacciatore che paga ancora 15 secondi addirittura, vedo qui dal leaderboard. Poi Giancarlo De Caro, Gabriele Romano, ottima quinta posizione per lui, 3 secondi e 3 da recuperare su Giancarlo De Caro. Ricky Urges, o Urges, spiace Ricky, poi mi dirai come Rick, come si dice. Urge. Urge, poi Dario Todisco, settima posizione, Mattia Grottaglio, ottava posizione, Valero Farese, nona, Culmone e Silvaggio che sta arrivando, ragazzi, sta cercando di rimontare. Eccolo qua. Lo Ha seguiamo guadagnato dalla... due posizioni, ha Sì. guadagnato Sì. due posizioni.
Suicidi. E c'è Podda in tredicesimo che sta risalendo. Largo Culmone e Silvaggio ne approfitta a prendersi l'undicesima posizione. Gabriele Romano in quinta, Qui no, Gabriele anche sta facendo un garone, ragazzi, una veramente. bella gara. Secondo me anche, guarda, secondo me io sto proprio seguendo particolarmente Carmelo, perché l'ho visto che durante la settimana era proprio con l'umore sotto i tacchi, convinto di andare malissimo. E secondo me, correggimi se sbaglio, Tommaso, per quel poco che si è visto adesso, non è che stava andando proprio così male, Carmelo. Un incidente, aveva un bombasso e comunque adesso è decimo, quindi Mamma mia, Culmone, due. scusami Fabio, molto vicino, molto molto vicino, proprio nella prima curva, un po' di difficoltà Carmelo, vediamo se riesce a scrollarselo di dosso, ma c'è Ignazio agguerritissimo, vediamo Culmone, Saluta vediamo. Peppe Garofalo. Ciao Peppe, grande Peppino, quando vuoi puoi entrare in cabina di commento ovviamente Peppe. Eccolo qua, vediamo dalla TV. Il grande Ignazio Culmone su Carmelo Silvaggio che sta facendo veramente una gara bellissima. Peccato per quell'incidente che è successo prima con i ragazzi Dario, eccetera, e poi con Marco Podda che è dietro. Marco che sta cercando di recuperare in dodicesima posizione. Ricordiamo, ragazzi, molto interessante dopo quel drive-thru. Bellissimo. Mamma mia, Culmone! Mamma mia, come ha tagliato, ragazzi! Incredibile. Comunque Marco, ragazzi, sta risalendo, anche se è su del 25-182, perché secondo me non ha pista libera. Eccolo qua, lo Non ha stiamo pista vedendo. libera, ha avuto un incidente prima con lo Sì. stesso Certo, Carmelo, con la toccatina. Cioè, questa cosa un po' ti influenza, no? però ci sono ancora 43 minuti, Fabio, anche se è un sacco di La gara. secondi. Sì, è lunghissimo. E la sua band mi va, Sì. 11 però giri già effettuati. Culmone, Culmone adesso Mamma deve mia, fare. all'interno! Cosa ha fatto Podda, ragazzi? Su. Sul largo, sul Culmone. Mamma mia, su Culmone, incredibile, che ha fatto? Ora 11. però rinasce la battaglia. Eh sì, Carmelo deve vedere. Carmelo su Farese. Carmelo Silvaggio su Valerio Farese che si deve difendere. Ma c'è Marco Podda che sta arrivando all'esterno. Non l'ha visto Carmelo Silvaggio? 7-20 contro Bentley. All'esterno, chi alzerà il piede? Carmelo Silvaggio sta difendendo la posizione con le unghie e con i piedi. Ancora contatto, non alzano i piedi nessuno dei due. E Silvaggio con una certa aggressività, ma Podda non ci sta ancora all'interno. Mamma mia, che sorpasso di Marco Podda su Carmelo Silvaggio con prepotenza e dietro Culmone. Sta arrivando. Mamma mia, che sorpasso, ragazzi. Rivediamolo. Eccolo qua all'interno, pam di Marco Podda, che sorpasso ragazzi, fantastico. Carmelo Silvaggio non ha potuto nulla, avrebbe potuto forse chiudere un attimino, ma Marco si era già infilato e quindi lì devi lasciare lo spazio. Torniamo su Carmelo Silvaggio che cerca di contenere la furia Culmone dietro, mentre Podda, top 10 dopo un drive-thru ed è già su un certo Valerio Farese, un'altra volta sfida su una 7-20 e poi ci saranno 6 secondi da recuperare su Mattia Le Grottaglie, che è un altro paio di maniche. 41 minuti e 50 secondi in questo momento alla fine della gara, con un Marco Podda scatenato. Eccolo qua, è uscito veramente bene. Vediamo dall'Helicam. Si fa vedere forse negli specchietti per mettere un po' di pressione a Valerio. Interpretazione della curva un po' diversa per entrambi. Pennino più largo qui in accelerazione. Cerca tutta la trazione possibile Marco Podda. Valerio Farese all'esterno, Podda si presenta ancora, deve anticipare la frenata, ancora lotta per la nona posizione, ovviamente Valerio non gliela vuole cedere, qui è difficile al brandaccio, si deve, esagera un po' largo forse Marco, perde qualcosina, ne approfitta Farese per difendersi, ancora taglia all'interno, tutte e due sul cordolo, la parte striscia nera dove si sale con le gomme. Ancora Podda, vediamo qui nella penultima curva di questo brandaccio, molto interessante. Qui suggestiva inquadratura dall'alto, dall'elicottero di Sim Drivers, ragazzi. Vediamo, Podda qui perde un po' l'anteriore, un po' ballerino il suo anteriore. Ma vediamo, prende la scia, vediamo. Farese sta al centro, curva, pista con una certa esperienza. Si
si accoda, attenzione, contatto, con una certa presunzione Podda gli dice: guarda che sono qua, Farese, e si prende la nona posizione. Ci sono degli episodi, che Silvaggio, Silvaggio Curvone, sì, ci sono tante cose da rivedere. Intanto ancora contatti, Farese, erano appaiati uno con l'altro, molti episodi da rivedere. Tarsi anche che cerca di farsi vedere su Culmone e Silvaggio. Sì, tanti episodi, ragazzi. Sta perdendo. E conta molto aggressivo. Attenzione. Scusami, finestra dei pit aperta proprio in questo momento. Comunque, veramente se ne stanno dando di santa ragione. Però, insomma, ci sono degli episodi. Sicuramente la direzione di gara dovrà. Si va un po' in eccesso, capito? Ma è difficile qua, però. È molto difficile qui, Appunto perché è difficile superare, devi stare attento. Invece, la prepotenza di dire devo passare io per forza. No, quello sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Intanto andiamo a vedere un po' le tempistiche. Con Podda, nona posizione, 1:27.417. Proprio perché ha perso un sacco di tempo. Eccolo qua. Vediamo nell'ultimo se riesce a recuperare qualcosina. 1:25.92 e 2. Sì. E insomma, ragazzi, torniamo a schermo pieno per godere al massimo della. Ma nel frattempo il leader dove si trova? Che allora, Di Stasi, proprio lui volevo cercare. Se mi dai il mouse, il computer, eccolo qua. Eccolo qua, Di Stasi a 8 secondi e 4 su Gianluigi Cortese. Cioè, lui è veramente tranquillissimo. Ah, Peppe mi fa morire pure. Comunque, ragazzi, dai, bella esperienza questa di Twitch, sono veramente contento perché, insomma, bello animato, mi piace la fluidità, mamma, di Twitch è una qualità spettacolare, sto guardando live, bellissimo. Intanto, Di Stasi, ragazzi, se la sta giocando da padrona, un secondo su Cortese ogni giro, no, ogni giro, ogni 2-3 giri sta facendo, sta girando veramente molto forte, questo molto interessante. Gianluigi Cortese anche è uno dei favoriti, come vi dicevo, l'anziano di simdrivers.eu, che fa parte del team Renegade questa sera, però con questa bella seconda posizione attualmente. E poi un grande Aulo Cacciatore, ragazzi, Aulo Cacciatore che sta comunque girando, anche se gli ultimi giri, insomma, sta pagando un pochettino su Giancarlo De Caro, qualche secondino gliel'ha concesso. Si sta riposando. Ma probabilmente avere 6 secondi di vantaggio rispetto a Giancarlo De Caro, insomma, è un regalino che gli ha fatto, molto interessante sicuramente. La cosa che mi preoccupa è la pista, cioè possiamo metterci un modo così 30 gradi in pista. Bellissimo, però è bellissimo. Andrea Di Stasi, ragazzi, ai box, quindi Cortese passerà in seconda posizione, eccolo qua. Quindi Andrea Di Stasi decide di fermarsi a 37 minuti. Attenzione, parte lì davanti Andrea Balocchi con Balocchi. Sì, Balocchi con la Aston Martin. Lui si ferma anche, chissà che. Quindi adesso inizia il buzzer dei pit, perché rimangono gli ultimi poco meno 17 minuti. Entro questo lasso di tempo i piloti sì, fermarsi. Sì, esatto. Intanto stavo guardando che Gianluigi Cortese ha guadagnato 2 posizioni, Cacciatore 2 posizioni dall'inizio, dal Delta. De Caro 2, 5 Gabriele Romano, Rick Urges 10, Di Stasi sta perdendo in questo momento, Valero Farese 6 guadagnate, Silvaggio 3, Emanuele Terzi nessuno. Insomma, bel andamento, diciamo, del guadagno delle posizioni. Ma adesso la cosa da vedere sarà che Podda comunque dovrà ancora fermarsi in box. Podda sì, purtroppo, perché il suo Italia anche. Podda raggiungendo molto 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 velocemente. Sì. Lo stiamo. Aspetta, lo andiamo a cercare proprio. Sì, sono 4 secondi e 4. Podda sulle grottaglie. Lo sta andando a prendere. 2 secondi guadagnati negli ultimi 2 giri. È molto interessante da parte di Podda il ritmo che sta
che sta mantenendo in questo momento, e le grottaglie lì davanti lo vede, e c'è anche le grottaglie effettivamente su un Dario Todisco. Ma ragazzi, il cambio gomme qui è importante adesso, perché comunque siamo quasi al giro di boa della gara, insomma. Mattia le grottaglie, che se la Sì, deve vedere Marco con... comunque è stato coinvolto all'inizio di quel testacoda subito a inizio gara, Sono d'accordo, sono d'accordo. gara in salita. Il problema è che Podda bisogna vedere quando perderà e questo qui sarà il momento di gara in salita per lui. Magari fosse stato un attimo più pagato nei contatti precedenti, quando diciamo poteva trovarsi con un vantaggio dopo. Adesso perderà ancora più tempo dopo aver fatto tutto. Si ritrova in ottava, e insomma un piccolo minuto che ruba, perché i secondi mi sembra che dura sul pit da fermo 25 secondi, sarebbe qualcosa più, qualcosa Sì, meno. una cosa del genere. E insomma, comunque sarà interessante perché comunque anche gli altri devono formarsi, Adesso bisogna vedere un po' come si miscela il tutto. Ma guarda, io penso che Marco Podda, se ha la gestione delle gomme come si deve, lui si fermerà ai 25 minuti, sfrutterà questi 9 minuti per cercare di recuperare un massimo. Finché riesce a girare con questi tempi, Marco sta girando in 25,4. Stiamo parlando di un secondo e mezzo più rapido di Mattia Legrottaglia nell'ultima Il tornata. confronto lo dovremmo fare con Di Stasi, vabbè, però si dovrà rifermare Allora, perché Di comunque Stasi, comunque ultimo non è giro box. 1,31, quindi non si... Pod dai box, no. Cacciatore e box. Ah, cacciatore, scusami. Cacciatore box. Eccolo qua. Quindi Podda passato avanti. No, dobbiamo vedere, effettivamente c'ha ragione Fabio, vedere in quanto gira Di Stasi. Però Di Stasi c'ha lì davanti Valerio Farese che gli dà fastidio. Quindi vediamo, prova l'attacco in questo momento Di Stasi all'interno su Valerio Farese che cede la posizione. Chiude bene Di Stasi all'interno e si va a prendere largo. Largo, attenzione, perde terreno, contatto con Farese per un rientro. E quindi Di Stasi ancora una volta, 25-5-20, paga pochissimo rispetto a Podda, proprio la scia e quello che è. Però in lotta con le gomme fresche non riesce a recuperare, proprio perché Farese gli sta dando fastidio a un certo Andrea Di Stasi. Attenzione, questo potrebbe giovare a De Caro, cacciatore. E Podda, se la Lo strada... stesso Gigi, Eh, Gigi, perché sì, hanno pista libera lì davanti, Gianluigi sì, vediamo se... Gigi non si è fermato ancora. E sta girando in 25,9,32. Sì, insomma, è da vedere. In teoria c'è ancora ampio margine affinché le posizioni si ristabiliscano, no? Sì, allora, praticamente chi si è fermato qua sono Di Stasi... Cacciatore, Cacciatore, Sciotti, Sciotti, De Balocchi Simone, Balocchi. e Perillo. I Bocchi sono fermati, entrambi si devono fermare, quindi Sì. secondo me Di Stasi a Cacciatore potrebbe beneficiare e guadagnare anche la posizione su Cortese. Ah, sì, non è. Potrebbe, Però cacciatore potrebbe, è lontano, però cacciatore, potrebbe. mamma Ma mia. di che si perde il tempo di pit? Il tempo di fare la pit lane, il tempo di stare fermo. Gira stanno Eh sì. Allora, guarda, Quanta benzina fanno partiti? Silvaggio intanto, Silvaggio intanto su Emanuele Tarsi, ottava posizione. Bel sorpasso, rivediamolo. Eccolo qua. Tarsi, lungo, incrocia. Eccolo qua, Carmelo Silvaggio, abbiamo rivisto, bellissimo. E c'è anche cacciatore su Farese. Perché Farese e Cidi si sono fermati, ovviamente. Quindi cacciatore, anche Rosini. Cacciatore, 12ª posizione per lui. Ovviamente si devono fermare tutti gli altri. E quindi di conseguenza ha, come diceva Fabio, effettivamente sia cacciatore. Però vedi, Di Stasi e cacciatore hanno 8 Quanti secondi? secondi. Guarda, 21, perché 26, 20, 25 secondi, eh. non basterebbero, perché allora io vedo che Urge, vabbè sì, Urge ha 31 secondi da Cortese ed è quarto.
Però Fabio, scusami, ma Aulo ha perso un sacco di tempo perché guarda che c'ha 20 secondi su Emanuele, su Di Stasi, 20 secondi su 25 Stasi. Secondi su Di Stasi, quindi o è partito carico Di Stasi, ha fatto un pit rapidissimo e ce lo siamo persi, oppure Cacciatore ha fatto rabocco, non lo so. Sì, sì. Tanto Silvaggio Di Stasi, settima o ottava posizione, Silvaggio non si è ancora fermato e sta dietro a Di Stasi che gira in 26 e 7, non riesce a riprendere il ritmo proprio per il discorso del traffico. Podda sotto disco. Podda sotto disco. Allora, vediamo, rivediamo la scena. Bello il replay, ragazzi, eccolo qua, Podda all'esterno. All'interno, scusatemi, appaiati. Todisco deve cedere. Addirittura c'è una 7.20 lì in mezzo. Mamma mia. Comunque, Podda, quarta posizione per lui. Però si deve fermare ancora. Si deve fermare assolutamente. E quindi adesso un secondo e uno su Rick Urges. O Urges, che non so se. Mi pare che non si è fermato, Todisco lo vedi dei trattini, sì. Quelli in arancione non si sono fermati, quelli in verde sì sì. No, stavo guardando che Podda si è fermato in questo momento e quindi seguito dalle grottaglie. A questo punto Todisco prende la posizione Urges e quindi Di Stasi sta arrivando e passa Podda tranquillamente, però Di Stasi a questo punto tranquillamente si va a riprendere. Sì, su questo non l'ho voluto. Sì, sì, Di Stasi ha voglia, perché insomma Todisco, Urges, Romano e De Caro si devono fermare. Intanto De Caro, vediamo se... Che comunque De Caro è abbastanza lontano, perché se facciamo la mappa che vi sto facendo guardare, De Caro è qui e Di Stasi è dall'altra parte. Che forse potrebbero davvero perdere tanto terreno sono giusto Cortese e Silvaggio, scusami, Cortese e Aulo, sì. Quelli che potrebbero perdere più terreno. Comunque stavo facendo guardare il triangolo e il 49 che vedete è di De Caro. Passati, visto Cortese, sì. E Cacciatore sono passati, e Di Stasi è qui in alto, il 3.48, così gli spettatori vedono la distanza proprio di quant'è, 20 e passa. Intanto De Caro si ferma in questo momento e c'è anche una Bentley insieme a lui, quindi seguiamo Di Stasi che è qui e sicuramente, e con tranquillità lo stiamo seguendo, andrà a riprendersi la prima posizione. Anche Urges e Romano passano De Caro, eccolo qua Di Stasi, tra poco si riprenderà la posizione almeno su De Caro, quindi poi rimarrà Todisco, Romano e Urges. Anche Rosini ha passato sì. Podda, quindi Podda penso che sia ancora fermo ai pit. Sarà gara in salita, no. Allora guarda. No, Podda è passato, eh. È passato in decima posizione, quindi adesso... Era nono. Però Marco, con il ritmo che ha avuto, Todisco, Romano, De Caro, Culmone e Urges, secondo me se li mangia, quindi tecnicamente... Si ritroverà davanti. Li passerà indipendentemente, sì. Perché ancora devono fermarsi, quindi il problema sì, è che sì. Si crea strada libera davanti. Lui ha tutte le carte in regola per diminuire il distacco, perché non magari andare a prendere quel partetto lì davanti formato da almeno Cortese, Aulo. Ce l'ha, probabilmente ce l'ha. Peccato perché ha dovuto scontare quel drive-thru iniziale, però... Abbiamo detto fin dall'inizio, cioè Podda aveva tutte le carte regole per giocarsi la gara con Di Stasi. E nonostante tutto, abbia scontato quella penalità, è lì. Sì, sì, sì. Intanto Di Stasi secondo con Urges che si dovrà fermare, ovviamente. Eccolo qua, infatti si ferma e Di Stasi va a passarlo tranquillamente, a riprendersi la posizione, anche Culmone, quindi si ristabilisce quello che era l'ordine di prima. Chi ne va a guadagnare? Vedremo, perché Cortese praticamente si trova a 21 secondi da un Di Stasi che ha fatto un capolavoro con quel cambio lì.
veramente. Sì, ha fatto il giusto pit, ma secondo me quello che ne ha giovato anche da questo pit in un certo senso è anche Porda, perché si è riuscito con il suo long run, è riuscito a liberarsi di quei piloti che nella precedente rimonta lo avevano rallentato un po'. Aspetta, perché Podda su Romano e qui è la lotta diretta per l'ottava posizione. Vediamo, eccolo qua. Due Bentley dietro alla griglia di Marco Podda su Gabriele Romano. Numero 107 contro il numero 3. Attenzione, è uscito male Gabriele Romano. Quindi all'esterno per Marco Podda. Non è proprio la posizione ideale qui per andare a fare il sorpasso. Ma chiude davanti in modo perentorio Marco Podda per prendersi l'ottava posizione su un Gabriele Romano che ha dovuto cedere. Quindi rimane ancora largo Podda. E quindi a 3 secondi e mezzo da recuperare su un certo Dario Todisco. Quindi vedremo che succede. Sesta posizione, intanto per bella operazione di Ricky Urges, settima posizione, all'inseguimento di un certo Dario Todisco. Dietro subito Marco Podda, vediamo in Helicam, così vediamo la distanza che ha con un certo Urges che è lì davanti, in lotta con Dario Todisco per la sesta posizione. Marco Podda che deve recuperare poi su De Caro Cacciatore e Cortese. Intanto Cortese e Cacciatore hanno. In realtà Cacciatore ha fatto una bella operazione perché ha recuperato qualche secondo su di Stasi. E c'è Culmone che ancora non si è fermato. Si ferma proprio in questo momento. Quindi l'ordine sarà ristabilito. Mancherà Rosini e Fraioli che si dovranno ovviamente fermare per Ci sono ancora completare. 24 minuti, quindi Sì. 24 minuti e comunque Podda è lì a pochi secondi da Urge, Sì, Todisco, sì, 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 cioè sì. ha tutto il tempo per poter recuperare. Eccolo qua, Podda per la settima posizione. Non è aggiornato il tempo, comunque dovrebbero essere veramente pochissimo rispetto a Ricky Urges. Vediamo in lotta ancora Marco Podda. Vediamo dall'esterno, lo vediamo. L'attacco di Marco Podda è uscito veramente a cannone rispetto a Ricky Urges. E si prende la settima posizione. No, Ricky a 2 secondi e 1, scusatemi, era Gabriele Romano in realtà che si era fatto superare. Intanto una bandiera blu proprio per Tarsi, mentre Culmone ancora fermo ai box. Quindi Podda, settima posizione per lui. Bella operazione per lui. 4 decimi guadagnati su Urges, che è in lotta ancora con Dario Todisco. E c'è un Aston, se non Doppiata, sbaglio, che sta un po' infastidendo. Siamo sempre su. e da questa lotta guadagni la Mamma mia, che è testa. successo lì? Gabriele Romano, dietro c'è l'Aston in difficoltà. Mentre Podda, quindi a questo punto un secondo e mezzo. Scusami Fabio, stavi dicendo qualcosa da questa lotta? Da quella lotta quello che poteva guadagnare terreno era giusto Podda, dato Sì. che si è Cioè, capito. c'è Podda che va Però visto che larghissimo, l'Aston raga. magari soffre Culmone. Sta andando a cannone comunque Podda, eh. 26, 6, 77 l'ultimo giro, Di Stasi 24, 6, 90. Mamma mia, sta volando Andrea, ragazzi. Sta volando Andrea, L'ha veramente. detto Tommy, è un passo gara strepitoso che Sì, ha sì, sì. Gabriele Di Stasi Sì, su. Poi metti che comunque un po' il traffico, un sì. Oh, po' ma tutto. Cortese pure ha avuto un certo momento un 24, 7, 20. Ma il ritmo di gara 26, 0, 27 contro un 24, 6, 90. Mentre Podda sempre più vicino a Ricky. Rick Urges, attenzione, vediamo dal passenger. Eccolo qua, anzi dal bonnet ancora meglio. Eccolo qua Marco Podda su Ricky Urges, Dario Todisco molto vicino, potrebbe andare a prendersi due posizioni. Poi ci sarebbe De Caro, 8 secondi in 22 minuti da recuperare. Eccolo qua Marco Podda per un drive-thru. Rick quasi a perdere l'anteriore alla sua Aston, esce molto bene Marco Podda. Motore infinito di questa Bentley. Eccola qua. All'esterno si affianca. Rick avrà il favore della traiettoria. Telecamera che non ci aiuta. Ancora molto composto Podda all'esterno. Chiude bene all'interno Rick. Largo. E ne approfitta Marco Podda con una certa facilità per cercare Rick Urgers di andare a chiudere. E si è ritrovato a farsi incrociare da Marco, che con una semplicità assurda che solo lui ci sta a fare
ci sta a far vedere questa sera, riesce a riprendersi la sesta posizione. Adesso c'è Dario Todisco che lì davanti, ma non è tanto lontano, un secondo. E tecnicamente, guardando i tempi, 24:6:35, ottimo tempo di Marco Podda, l'ultimo per lui, il suo best in realtà, potrebbe andare tranquillamente in un giro a recuperare Dario Todisco, che gira in 26:3:10 rispetto a un 24 alto di Marco Podda. Poi la sfida interessante sarà andare a vedere un certo Giancarlo De Caro, che insomma gira in 26:4, e vedere se Dario, se Marco Podda con pista libera potrebbe andare ad recuperare in 20 minuti. Eccole, vediamo dall'interno. L'attacco di Marco Podda su Dario Todisco, che però Dario è uscito abbastanza bene. Vediamo di prendere la scia, ma chiude bene all'interno Marco e poi decide di concedere l'esterno, scusatemi, l'interno, ma qui è assolutamente impossibile. E Marco allunga tranquillamente su Dario Todisco, che cede la quinta posizione, 6 decimi in due curve. Marco Podda scatenatissimo, adesso a 9 secondi e 4 e 2 in questo momento. E la pit window è chiusa ed è Rosini che chiude in questo momento. Meno male, è entrato alla fine. Quindi Marco Podda, incredibile ragazzi, che gara che sta facendo per recuperare. Mentre stavo guardando se ci sono altre lotte interessanti, ma sono tutte distanti tra di loro. Podda 8 secondi e 7, mamma mia, sta recuperando, ha ceduto qualche cosina. L'ultimo 1:24 e 700, 2 un secondo e 8 su Giancarlo De Caro. Attenzione, qui la lotta ai nervi per Giancarlo De Caro, che ha anche un Aston lì davanti, ed un certo Paolo Cacciatore con 13 secondi di margine, di 8 secondi di margine su De Caro. Cortese 23 secondi da un certo Andrea Di Stasi, ragazzi, che sta facendo una gara spettacolare. Peccato non aver potuto vedere il confronto con Marco Podda, perché insomma, guardando i tempi, sarebbe stato veramente interessante vedere questi due lì davanti. Allora sarà per la prossima gara tra 15 giorni, ragazzi, ci ritroveremo sempre su Twitch qui in compagnia dei miei amici Fabio e Tommaso, spero sempre a continuare a raccontare questa bella storia di questo Battle for the Crown. Intanto io sono veramente felice perché insomma c'è una certa continuità di spettatori presenti qui su Twitch, e questo ci fa veramente piacere, vuol dire che quello che stiamo facendo vedere vi piace, e quindi questo ci piace tantissimo. Allora, intanto andiamo a vedere un pochettino, magari diamo un po' di dati, che so che piacciono i dati qui, la leaderboard di quello che sta succedendo un po' dei ragazzi. Avete i tempi in alto a destra, l'ultimo giro, i settori, eccetera. Questo so che è interessante per chi ama le statistiche. Mentre siamo sempre su Podda, 7 secondi, ragazzi. Quindi stiamo guardando 1:24:6:72 contro 1:25:9:90, che è il peggior giro che ha fatto probabilmente. Due Anzi, secondi ha 2 secondi, ragazzi, a recuperato. 6:8, incredibile. E lo possiamo vedere settore per settore, lo vedete proprio nella grafica in alto a destra. Potrei anche evidenziare i ragazzi, anzi addirittura ve lo faccio, mappa. Qui abbiamo Marco Podda e De Caro, giusto per farvi vedere. Quindi il 107 lo vedete, anzi lo mettiamo proprio giusto per farvi capire di che stiamo parlando. Ecco qua, il 107 è Marco Podda, quindi il bollino rosso che sta girando in questo momento, e poi Giancarlo De Caro, che lo vedete lì davanti, quindi sono a una curva e mezzo, con il numero 19, che dovrebbe essere, no, il numero 19 chi è? Balocchi Andrea, è Balocchi, No, no, il 19, no, non è Balocchi. Balocchi, il 19 è Salvatore Rodanò in Ah, mezzo. c'è un nome Quindi come altro. giusto per capire che dove sta Podda rispetto a De Caro e come lo sta recuperando. Ragazzi, molto interessante questa sfida a distanza. Torniamo su Podda in questo momento, un De Caro che chiude il giro in 25:8:72 contro un Marco Podda. Vediamo in quanto chiude l'ultimo e quanto ha concesso. 1:25:100, 7 decimi. Fabio Tommi recuperati da Marco Podda, 16 minuti e 37. Se la andrà a prendere questa quarta posizione, Marco Podda ne avrà, perché poi c'è Cacciatore che Secondo sta. me sì, secondo me se la giocano, Sì. secondo me se la giocano. Poi c'è un'altra cosa da dire, ragazzi, che sta guadagnando anche 8 decimi su Cacciatore, giro su giro, eh.
Vabbè, ma è ovvio, se De Caro e Cacciatore mediamente girano più o meno lì, Podda guadagna su questo, su quello, è Sì. normale. Qui ci vorrebbe il team manager che dovrebbe dire a Cacciatore: occhio, perché Podda sta arrivando sì su De Caro e magari non gliela fa passare subito, però occhio perché il tuo tempo di 8 secondi tecnicamente in 5-6 minuti potrebbe scendere a 1-2 secondi, e Podda a 1-2 secondi ti prende, ti mangia. Ci vorrebbe Fraioli, in poche parole, come team manager. Comunque ragazzi, bella gara, interessante, anche se siamo un po' focalizzati su Podda. Andiamo su Gabriele Romano, che dovrebbe avere mezzo secondo su Rick Urgess per la settima posizione. Eccolo qua, molto vicino, Gabriele Romano in lotta per la settima posizione. Vediamo, si va a vedere. Rick però chiude per l'interno, attenzione a non farsi incrociare. Vede bene Gabriele. Mamma mia ragazzi, molto vicini. Che bella sti inquadratura. Rick Urgess, eccolo qua. Romano che deve alzare il piede, bello largo. Suggestiva ragazzi questa bellissima l'offerta. Mamma mia, vediamo da qua Rick un po' largo, lascia un po' aperto, riesce a trovare però il giusto grip e Gabriele si deve accodare, rimanere dietro. Bella la lotta tra i due, mezzo secondo ancora tra i due, anzi 137 millesimi, scusatemi, qua non si aggiorna più niente. Mentre Mattia Legrottaglio un po' di difficoltà, ragazzi, 1,26 e 5,52, ha guadagnato mezzo secondo tra i due lì che stanno lottando, però Una gara in salita, fin dall'inizio del giro. sì, Mattia Gianluca è sì, nono. però ve l'avevo detto, ragazzi, Mattia è un animale da gara che se non avesse avuto quel problema lì, secondo me sarebbe con De Caro e Cacciatore a lottare, perché Probabile, probabile. Quello che non si è davvero ripreso dal punteggio Carmelo. di gara è Rodano. No, è Rodano. Rodano partiva sesto, dopo Sì. quel condotto non si è più ripreso. Non si è più Ma magari c'ha ripreso. un danno alla macchina, che ne so, no? Sì, Può probabile, per essere. carità. Anche Silvaggio che sono da Sì. Pettit è tredicesimo ed è di posizione di stallo. Ragazzi, Vedremo. Podda ha dimezzato dal 9 secondi e a 4 secondi e mezzo su De Caro, Ragazzi, sta viaggiando a un ritmo di 1 secondo e 1 a giro. 1 secondo e 1 su Giancarlo De Caro. Allora, De Caro o sta prendendo il tempo suo oppure si sta risparmiando le gomme. Comunque 13 minuti e 30 sono tanti, sono pochi per chi insegue, ma sono tanti per chi si fa inseguire, perché quando tu hai un ritmo così di un secondo, perché quello che sta girando più rapido in pista in questo momento è proprio Marco Podda, addirittura 4 decimi guadagnati anche su Di Stasi, ma Di Stasi è, cioè, Ah, ma all'infinità, distesa in oh, pista, 25 secondi, no, 24 mi ha pare sul voglia, no, giro. no, no, questo non si mette in Può discussione, permettersi di no. alzare il Però, secondo me, Marco a questo ritmo qua potrebbe anche andare a infastidire Cacciatore, secondo me. Arriverà a ridosso. ridosso. Sì. Oh, Salvatore Rodanò lascia subito spazio a Marco Podda con la bandiera blu, bravissimo, un applauso per... Intanto Legrottaglie ha preso la posizione su... Vediamo il replay. No, era nono, Eh quindi era sì. nono. In difficoltà Gabriele perché gli ha lasciato la posizione in modo abbastanza così, quasi quasi. Comunque, ritorniamo qui in live. Gabriele che cerca di recuperare, ma insomma. E Legrottaglie, Bravo, 8 bravo decimi. 8 8 decimi Legrottaglie, attenzione per la lotta alla settima posizione per lui. Mattia Legrottaglie che ha girato in 26,72, 3 decimi guadagnati su Rick Urgess. Mentre Dario Todisco 1,27,9. Podda 25,4,20 contro De Caro 26,4,25. Un altro secondo, 2 secondi e 7 per Podda. Attenzione, ormai lo vede. È lì, eh. ma il ritmo ci Eh sì, lo vede Marco. Lo vede. Ricordiamo che Marco, Quindi ragazzi, Marco c'ha la febbre stasera. Giusto per dirvi, c'ha la febbre. Non sta a piena forma. E guardate che tempi che fa, che performance.
Che peccato, perché avrei veramente. Contatti iniziali. Sì, sì, sì. Non ci fosse stato il drive-thru lì con Di Stasi, sarebbe stata una gara spettacolare, guarda. Ma anche gli stessi incidentini, le toccative, sì, queste cose qua. Che io, sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordissimo con te. Veramente una bella lotta. Comunque a distanza. E questo ci fa prendere la temperatura di quello che sarà comunque il campionato in generale, con De Caro, Cacciatore, Cortese, Di Stasi, Pod ovviamente, poi Todisco. Secondo me le Grottaglie può fare meglio, anche Carmelo Silvaggio può esprimersi meglio. Comunque Podda, un secondo e otto su De Caro, un secondo e otto. Ormai ce l'hai sul mirino. Sì, sì. Tanto Pino Sciotti, Sim Drivers, ragazzi, bloccato in quindicesima posizione. Torniamo su De Caro, Sim Enjoy, eccolo qua, che ormai vede arrivare Marco Podda. La sfida si ripete. Eh sì, è vero, è vero. Formula 1 Gentleman, che poi tanto Gentleman non erano, erano più pro che altro. Questi due andavano veramente a cannone. Ma sta andando veramente fortissimo Marco Podda, mentre ha fatto un errorino, se non sbaglio, Giancarlo. Forse la pressione. Podda a vista d'occhio si sta avvicinando. Ragazzi, 24, 8 e 35 contro 26, 140 di De Caro, eh. Sta andando veramente a cannone. Porca miseria. Aulo, ultimo giro, 25, 4 e 50, il suo best personal assoluto. Ha dato una piccola risposta. Ha sentito forse la live che gli sto dicendo: oh, devi accelerare. Vediamo in quanto gira De Caro. Ormai lo ha preso. Lo ha preso De Caro, 26, 3, 77 contro 24 e 8 ancora. Quindi Podda, mamma mia, Podda. Eccolo qua. Eccolo qua. Lo stiamo vedendo. Guida a destra per lui. Mamma mia, sta andando Marco Podda, una velocità della luce incredibile. Si aspetta solo il momento in cui infliggerà il sorpasso a De Caro, che concede troppo. Il ritmo è assurdo, quello di Marco Podda. Vediamo dall'Helicam, eccolo qua dall'alto, in uscita, in cerca di trazione per entrambi. Tre decimi li separano ormai. Eccolo qua, li vede. C'è un doppiaggio che si è fatto abbastanza rapidamente. Lotta per la quarta posizione, Marco Podda ormai su Giancarlo De Caro, ha recuperato 8 secondi, 8 minuti e 45 per Marco Podda, per cercare anche di andare a riprendere quei 6 secondi che li separano da Auro Cacciatore, che non dovrebbe... Attenzione, largo De Caro! Cede la posizione praticamente ad un Marco Podda che va a prendersi la quarta posizione. Tutti così li stanno passando. Sotto pressione. Si disturbano le vetture davanti e si tolgono. Cioè, tutti così. Allora, tutti così. Allora, guarda un attimo. Cacciatore 1,28. Cacciatore 1,28 l'ultimo giro. Attenzione. Andiamo a vedere i 30 secondi. Se ha fatto un errore. Sto guardando i 30 secondi di Cacciatore per vedere. 1,28. Insomma, ragazzi, magari un fuori pista. Sì, ce lo siamo persi, penso. No, niente, 60 secondi. Non l'abbiamo visto, quindi sicuramente all'inizio del giro. Mentre Gabriele Romano, ragazzi, sulle Grottaglie, perché Mattia Le Grottaglie ha fatto un erroraccio. E infatti Gabriele Romano lo va a superare più a largo. Eccolo qua, vediamo il sorpasso di Gabriele Romano. Ah, con un piccolo contatto di rientro. Comunque... ci siamo persi pochi sorpassi con i replay, ragazzi, che figata. Così i piloti non possono lamentarsi. Quindi Podda 6 secondi e mezzo, De Caro quindi sta pagando un secondo e mezzo. Rimaniamo sulle Grottaglie e Romano, perché la lotta per la settima posizione è qui, con un occhio su Marco Podda, che sta recuperando veramente a vista d'occhio su un certo Auro Cacciatore, che era bello tranquillo in terza posizione. Allora, vediamo Gabriele Romano, ottava posizione su Rick Urges, Le Grottaglie, che ne ha per andare a prendersi la nona posizione, l'ottava posizione, scusatemi. E mancano 6 minuti e 45 di questa sessione di gara, durata 60 minuti, ragazzi, di questa prima gara del campionato Battle for the Round, qui su Assetto Corsa Competizione.
organizzato da simdrivers.eu. Ragazzi, io ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale Twitch, siete veramente gentilissimi. Nella speranza che questo nostro spettacolo vi possa piacere con questa gara che è insomma molto interessante dall'inizio fino alla fine, con un Marco Podda a 5 secondi e 6, ragazzi. Se lo sta mangiando a 9 decimi. Attenzione! Me lo sono perso, riguardiamo, Bella. riguardiamo. Attenzione, Romano su Ricky Urges. Le grottaglie, vediamo Bella Rick sul lungo. all'interno. Ah, lungo le grottaglie. Sì, non l'avevo visto, quindi ripartono così. Va bene. Quindi ha alzato il piede Mattia, giustamente ci ho toccato. Mentre stavo guardando dietro se ci sono delle lotte. Io penso che Podda a ridosso gli arriva, Lauro, eh. Io penso che Teniamo fa il sott'occhio. Sì, penultimo sì, sì. giro. Teniamo sott'occhio anche Pino Sciotti, che è un secondo e 6 da Salvatore Rodanò. Rodanò, che peccato, era nella top 10. Mattia Veramente. sesto, Sì, non l'avevo intanto le capito. grottaglie si sta riavvicinando ancora a Gabriele Romano dopo il contatto alla seconda curva nell'ultimo giro, vediamo se riesce. Intanto andiamo a vedere anche un po' Andrea Di Stasi, perché ragazzi sta facendo una gara spettacolare quest'uomo qua, raga. Mamma mia. Una gara spettacolare per Andrea Di Stasi. Il momento è stato perfetto, cioè Sì. nessuna svallatura, guida regolare, passo da Bravissimo, campione. bravissimo Andrea Di Stasi, Bravo. guarda, è stato. Il passo è quello regolare giusto, perché insomma sta incrementando 1,26,2, ma è in linea con quello che è il resto del gruppo con 24 secondi di vantaggio. Che rischi deve prendere? Non c'è assolutamente motivo. Mentre Ancora c'è Marco motivo. Podda, però, attenzione, 25,040, ancora 9 decimi guadagnati su Aulo, quindi tecnicamente sono 5 giri a 1,20 e non so se gli sta a ridosso, perché Aulo tecnicamente Non deve commettere errori, deve riuscire a limitare i danni giro dopo giro, no, limitare, ma limitare. secondo me Lo piglia? no, 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 perché Fino a un Aulo può quattro contenere tranquillamente. Intanto Gabriele Romano vicino a Urges, a Rick. E le grottaglie vicino a Romano, un po' largo Romano in questo momento. Vediamo se le grottaglie ne approfitta per cercare di recuperare, per andare a prendersi una posizione. Wow, gli parte il posteriore a Gabriele Romano, non ne può approfittare Mattia. Le grottaglie, forse subito qui in uscita, vediamo se gli concede l'interno, l'esterno all'interno. Le grottaglie, deve rinunciare perché chiude bene Gabriele. Mamma mia, Mattia, le grottino, vediamo, si fa vedere all'interno ancora Mattia, questa volta è appaiatissimo, Gabriele non può farci nulla, è uscito veramente a cannone, Mattia le grottaglie si va a prendere l'ottava posizione, e vediamo la staccata, dovrebbe andare bene, largo Mattia, ne approfitta ancora Gabriele per incrociarlo, e quindi Mattia deve lasciare lo spazio, sono appaiati ancora, vediamo alla seconda curva, chiude Mattia, ancora lascia lo spazio giusto, mamma mia, bella la lotta tra i due, nessun contatto, bravissimi, un applauso, che bello sto spettacolo, e Mattia riesce a mantenere l'ottava posizione, ma non è finita ancora perché Gabriele è molto vicino, ma anche se Mattia ha fatto una manovra veramente molto bella per sfruttare quello che è stato l'errore di Gabriele in uscita, poi bellissimo il contrattacco e di nuovo poi l'incrocio di Mattia per mantenere la posizione su Gabriele Romano, bellissima la lotta per questa ottava posizione dei due, uno spettacolo di questo genere, quello che ci aspettiamo. Aspettiamo anche 1 ora, 2 ore proprio per vedere queste azioni in cui i ragazzi riescono a superarsi tra di loro senza toccarsi. Veramente bellissimo e molto bello. Marco Podda, 4 secondi e 7, 8 in questo momento e 9. Sta perdendo qualcosina su Auro Cacciatore che ha girato in 25,712 contro 25,6 e 52. Dovrebbe Concede. mantenere la posizione, coinvolgere Sì, poco perché. Gabriele Sì, Romano. perché. Guarda, se concede un decimo a due minuti è finita. Cioè, Eh sì, non è il certo. problema. Non c'è nessun problema per Raulo Cacciatore che è riuscito a mantenere per il momento una terza posizione. Ovviamente nota di merito anche per un Gianluigi Cortese, ragazzi, che debutta a Assetto Corsa competizione, diciamo, in una competizione ufficiale. Bravissimo, ha un passo di gara spettacolare anche lui, concede 24 secondi ad Andrea Di Stasi che ovviamente ha più esperienza in questo gioco. E secondo me Gianluigi è il pilota da tenere Simulatore, sott'occhio. Fabris, Simulatore, simulatore. scusatemi, scusate.
E sicuramente Gianluigi è l'uomo da tenere sott'occhio perché effettivamente Di Stasi, che ha un passo avanti rispetto a quello che è la conoscenza di questo simulatore, e Marco Podda, che è in difficoltà sul drive-thru che ha preso, Gianluigi potrebbe dire la sua per quanto riguarda questo campionato. Marco Podda, 4 secondi, eccolo qua. Manca un minuto e 23 secondi. In questo momento andiamo su Andrea Di Stasi a seguire, forse l'ultimo o il penultimo giro di questa prima gara del campionato Battle for the Crown qui su simdrivers.eu, ragazzi. E sto guardando Podda sempre protagonista, non importa il simulatore. Sì, questo è vero, ragazzi, perché Marco è veramente bravissimo. Ci ha fatto sognare anche nel Formula 1, dove è stato veramente sfigatissimo, poverino. Però insomma, ragazzi, bella gara. In generale, 4, 40 giri, 42esimo, 40esimo giro per Andrea Di Stasi. Mancano 40 secondi, quindi ne avrà un altro da fare. Sto guardando Marco Podda, 3 secondi e 2. Attenzione, sta guadagnando con una certa rapidità. Occhio, occhio cacciatore, non mi fare scherzetti. Podda cacciatore. Ah, fa una final Andrea line. rimane senza No, benzina. no. No, non ci Incredibile. credo. Se fa una cosa del genere lo ammazziamo. Mamma mia, Di Stasi, Di Stasi, eccolo qua. Ultimo giro per lui. Final lap per un Andrea Di Stasi. Team Culmone Di Stasi, impeccabile per lui. Ha sfruttato l'errore subito di Marco Podda, che si è trovato con un drive-thru per a imprimere un ritmo di gara che nessuno era in grado, solo forse Marco Podda, di mantenere qui al Brandhatch. Tommy lo aveva anticipato e ci ha visto bene, anche Fabio ovviamente, su quella che è una strategia di gara con un pit stop rapidissimo. Ha impresso un ritmo bestiale e si ritrova in prima posizione a concludere questa prima gara del campionato Battle for the Ground di simdrivers.eu, ragazzi. Veramente bellissima gara, i complimenti ad Andrea Di Stasi che si porta a casa una prima posizione straordinaria, mancano veramente poche curve per lui, 26, quasi 27 secondi di vantaggio su un certo Gianluigi Cortese. Ultima curva per Andrea Di Stasi, standing ovation per quest'uomo che fa un garone pazzesco, grande Andrea Di Stasi, vincitore del Gran Premio Brembach. Eccola qua la bandiera a scacchi per lui, festeggia. Bravo, bravissimo Andrea Di Stasi, vincitore di questa gara. Seguiamo Gianluigi Cortese, Renegade Sim Racing World Cup. Seconda posizione per lui, prima gara ufficiale per Gianluigi Cortese. Eccolo qua, che va a concludere questa gara in seconda posizione. Eccolo qua, bandiera a scacchi anche per lui. Aulo Cacciatore, terza posizione per lui, 2 secondi e 9, c'è dietro un certo Marco Podda, che si è trovato in difficoltà con un drive-thru al primo giro, preso probabilmente per non aver rispettato i limiti di velocità. Aulo Cacciatore, terza posizione, Marco Podda, quarta posizione. Giancarlo De Caro, quinta posizione, anche lui chiude una bellissima gara. Giancarlo De Caro, Ricurges su Mattia Le Grottaglie, sesta posizione per lui, eccolo qua, con Mattia Le Grottaglie che sta arrivando dietro, Culmone, Farese, Silvagge e Bulfoni, Silvagge hanno chiuso, Bulfoni rodano anche. Aspettiamo Ricurges, eccolo qua, o Urges, speriamo che lo nomino bene. Eccolo qua, a 7 decimi, Mattia Le Grottaglie, eccolo qua, Gabriele Romano che rientra direttamente in box. Perché non so. Anche Tarsi, nona posizione, Dario Todisco. E quindi finisce in questo momento. Quindi Di Stasi, Cortese, Cacciatore, Podda, De Caro, Urges, Le Grottaglie, Romano, Tarsi, Todisco, Culmone, Farese, Silvaggio, Bulfoni, Rodano, Sciotti, Citi, De Simone, Fraioli, Balocchi, ragazzi, eccola la classifica. Ovviamente Perillo e Rosini, ecco la classifica finale. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualche intervista, ragazzi. Ad esempio, di un certo Andrea Di Stasi, che veramente si merita tutta l'attenzione. Se riusciamo a tirarlo su, Di Stasi, Di Stasi, dove sei? Non c'è Di Stasi.
Non c'è niente, ragazzi, volevo fargli l'intervista, ma non c'è. Allora, io niente, la chiuderei qua, ragazzi. Il vincitore non c'è, quindi. Allora, intanto voglio assolutamente ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questa live qui su Twitch, la nostra prima live, diciamo, ufficiale di un evento ufficiale su Assetto Corsa Competizione. Noi ci vediamo tra 15 giorni per la seconda gara. Dovremmo essere a Snetterton, se non sbaglio. Vabbè, poi vedremo. Voglio ringraziare Fabio, Napolitano, ovviamente, per averci tenuto compagnia qui, nella cabina di commento, e ovviamente Tommaso, il nostro re dei server, che ci ha visto bene con il risultato di Andrea Di Stasi con un ritmo di gara pazzesco. Quindi grazie a Tommy, grazie a Fabio, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente iscrivetevi qui su Twitch al nostro canale, così rimanete informati di quando andremo live tra 15 giorni, ma cercheremo di fare qualche cosa per mantenere l'hype sempre bello alto per quanto riguarda questo campionato. Signori, un saluto, una buona serata, ci vediamo prestissimo da Fabris e lo staff di SimDrivers. Ciao! Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Vediamo se riesco a chiudere lo stream. Allora, vediamo. Chiudere lo stream. Green light.